intermediazione delle associazioni di rappresentanza. Sarebbe un obiettivo auspicabile dal governo quello di prevedere all'erogazione di incentivi o comunque contributi a sussidio dell'autotrasporto direttamente alle aziende che questi contributi devono ricevere, non senza l'intermediazione delle associazioni come invece oggi avviene tramite l'albo. Questo è un auspicio che si può prevedere nella prossima legge di stabilità, quindi quella che verrà in discussione, quindi è un invito che le faccio. Comunque io presenterò qualche emendamento a riguardo. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 3764 dei deputati Spessotto ed altri, concernente chiarimenti ed iniziative in merito al pignoramento di conti correnti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento alle vicende giudiziarie riguardanti l'attuazione dei piani di ricostruzione post-bellica dei comuni di Ancona, Ariano Irpino e Macerata. La deputata Arianna Spessotto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione ed ha un minuto. Prego. Sì, grazie Presidente. Come si apprende da importanti fonti giornalistiche, confermate anche da fonti interne allo stesso Ministero dei Trasporti, le disponibilità economiche esistenti su alcuni conti del MIT, del Ministero dei Trasporti, sarebbero state bloccate a seguito della notifica di un atto di pignoramento miliardario riferito al lodo Longarini, costruttore marchigiano detto Al Cafone e vecchia conoscenza del Ministero per la vicenda appalti di Ancona. Più precisamente, i conti di tesoreria del MIT sarebbero stati pignorati per la bella cifretta di 1 miliardo e 2 di euro, con la conseguenza del blocco immediato di qualsiasi erogazione dei fondi ministeriali, dalle piccole spese di amministrazione ai finanziamenti per infrastrutture e trasporti, inclusi quelli per il trasporto pubblico locale. Lo stesso MIT avrebbe presentato un ricorso contro l'esecuzione della sentenza, ammettendo che da tale pignoramento ne conseguirebbe, parole testuali del Ministero, un danno irreparabile del MIT e la paralisi nell'esecuzione delle opere pubbliche di interesse nazionale, oltre a una perdita di circa 40.000 posti di lavoro. Quello che chiediamo quindi è, a fronte di questa vicenda scandalosa, attraverso quali tagli il MIT intende far fronte al pagamento del debito per il quale si è proceduto al pignoramento di questi conti. Il ministro Delrio ha facoltà di rispondere, prego. Grazie. Senza ripercorrere l'intera vicenda legata al lodo Longarini, che è già stato oggetto, come lei ha ricordato, dell'attenzione della stampa e soprattutto della magistratura, non posso che ribadire che il Ministero che io guido si è da subito impegnato e ha immediatamente sollecitato l'Avvocatura dello Stato ad attivarsi in sede giudiziale per chiedere la sospensione della fase esecutiva, invocando il principio, come lei ha ricordato, del danno grave e irreparabile, che non è però stato accolto dal giudice. Successivamente a tale decisione della Corte di Appello di Roma, che è data l'11 marzo 2015, il Longarini si è rivolto al giudice dell'assegnazione per ottenere le somme accantonate presso la Banca d'Italia oggetto di pignoramento. Il 26 agosto vi è stata apposita udienza e il giudice si è riservato di decidere. A tutt'oggi non vi sono decisioni in merito. Con riferimento poi alla procedura di arbitrato riguardante il piano di ricostruzione di Ancona, il MIT ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza numero 4600